l'operosità delle formiche non è in discussione. Si sa che sono gli animali forse più laboriosi che il Signore abbia creato. Qui nel cortile di casa mia c'è un formicaio un po' che ho notato già da qualche tempo. Guardate che sono state capaci di realizzare una catena di montaggio lunghissima, considerata anche la piccolezza di questi animali, e stanno trasportando dei chicchi che onestamente non ho capito bene di che sono. Guardate queste due insieme, ok, iniziamo il tour. Vedere per capire la distanza, prosegue, 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 le vedete? Piccolissime, guardate, e prosegue ancora. Adesso le seguiamo da vicino. Qualcuno ci ha lasciato la pelle, ma dovevo pure entrare con la macchina. Ma, di fatto non sapevo della loro presenza. Cos'è questa cosa riesce a trasportare? Dicono che le formiche sono gli animali più forti del mondo, visto che riescono a sollevare un peso molto, molte volte, adesso non ricordo bene, maggiore del loro peso, diciamo, corporeo. Onestamente non ho capito di che semi si tratta, perché non è grano, anche perché qui non ce n'è, e non ho capito manco da dove parti il corteo. Questa pianta non ce ne sono dopo.
Eccoli qui i semini. Saranno i semini di questa pianta, forse. Quindi da qui un cordone, un corteo, un andirivieni, saranno almeno un 15 metri, credo, 10-15 metri, che per una formica, insomma, non è cosa da poco. Con questa precisione, guardate com'è impressionante come riescono a salire questo dislivello di quattro mattoni con nel becco, insomma, in bocca il loro bottino. Così avranno mangiare per l'inverno, mentre le cicale, che a quest'ora magari staranno cantando, moriranno di fame.